Allora, le foto che vedete alle mie spalle e i volti sono solo alcune delle migliaia di morti sul lavoro degli ultimi anni. Solo nel 2023 sono stati più di 1000, quasi 3 al giorno. Una tragedia inaccettabile, dicono i sindacati. Seguiamo Chiara Romanello e poi l'intervista di Barbara Capponi alla ministra del lavoro Marina Calderone. Uomini e donne che non fanno più ritorno a casa perché muoiono di lavoro. Sono quasi 3 al giorno, secondo le statistiche dell'INAIL. Nel 2023 1041 persone. I decessi sono calati del 4,5% in un anno. Il dato però è il riflesso della diminuzione degli incidenti mortali nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Mentre sono aumentate le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, più 1,1%, 799 vittime. Sono calati invece gli infortuni denunciati all'INAIL. Il oltre 585.000 casi, in calo rispetto al 2022. Nel settore delle costruzioni si contano oltre 40.000 infortuni e 175 morti nel 2022, quasi al pari dell'industria manifatturiera, che resta il comparto dove più lavoratori hanno perso la vita. Il cordoglio non basta, la strage deve finire, ha detto il segretario generale della CISL Sbarra. Duro anche il leader Will Bombardieri, che punta il dito su Massimo Ribasso e appalti a cascata, una pratica condannata anche dal segretario della CGIL Landini, che dice va contrastata a livello nazionale. Ministra Calderone, purtroppo ancora una tragedia sul lavoro. Qual è il suo stato d'animo? Ma è di profondo dolore, così come è per tutti i membri del governo, perché in questo momento siamo vicini alle famiglie che hanno perso i loro congiunti e siamo ovviamente preoccupati per i feriti e per coloro i quali sono dispersi. Ministra, cosa sta facendo il governo per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro? La sicurezza è una priorità del governo, destiniamo 1,5 miliardi di euro tramite l'INAIL per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose, e nei prossimi giorni io presenterò al Consiglio dei Ministri un pacchetto di norme a contrasto del lavoro sommerso, del caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Lei ha parlato di formazione, prevenzione. Sul fronte dei controlli servono norme più severe? Serve sicuramente avere un approccio generale al tema dei controlli, così come stiamo facendo con 800 nuovi ispettori tecnici dedicati alla sicurezza, e poi anche con un'attenzione a quello che dovranno essere le norme e gli aspetti sanzionatori che siamo pronti anche a intensificare.